Uno screening per l'epatite nei cantieri edili, iniziativa messa in campo da ASL e ANCE, presentata oggi nella sede dei costruttori, iniziativa realizzata in collaborazione con Gilead Science. C'è stato un aumento importante di casi di epatite, soprattutto nei cantieri, e si è pensato così di organizzare lo screening anche per intervenire in maniera incisiva e tempestiva sulla malattia. Molte volte resta sommersa. A promuovere l'attività il dottor Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive. Quindi noi abbiamo deciso, prima volta in Italia, di andare a screenare delle popolazioni potenzialmente a rischio. Siccome qui per anni è stato il cantiere, è tuttora uno dei cantieri più grandi d'Europa, lavorano molti lavoratori nel campo dell'edilizia che provengono dai paesi ad alto rischio di endemia e quindi da questo punto di vista, insieme al Presidente, abbiamo pensato di andare a offrire loro gratuitamente un test che possa screenare l'epatite B, l'epatite C e la Delta. Cosa significa? Che se uno prende coscienza oggi del fatto di avere una malattia, la cura subito. In conferenza stampa anche il manager romano e l'architetto Iannini, che coordinerà le attività. ANCE ha subito sposato l'iniziativa e gratuitamente, in modo volontario, gli operai potranno sottoporsi a test in tre sedi: Avezzano, Sulmona e L'Aquila, con l'ex centro vaccini. E questa volta l'abbiamo chiamata salute e sicurezza, perché può essere ancora più ampliata e abbiamo anche i progetti di ampliamento che riguardano sempre, come posso dire, parità di genere e quant'altro che potremmo intervenire. E allora abbiamo aderito a questo progetto, a questo che è uno screening che naturalmente non è un'imposizione ma è facoltativo. Noi abbiamo messo a disposizione le tre sedi perché diamo la possibilità, la sede di Avezzano, che è sempre dell'ANCE, la sede di Sulmona e la sede qui, centro vaccinale. Si sono messi a disposizione i medici che devono fare il prelievo. E possiamo farlo anche per non pesare nei confronti delle imprese, farlo sia dopo orario di lavoro, sia il sabato. Si sono messe a disposizione per cercare di venirci incontro a una situazione, diciamo, meno gravosa che possa essere per la gestione del cantiere. Intanto l'ANCE a livello regionale ha cambiato presidente. La presidenza spettava alla provincia dell'Aquila ed Enrico Ricci succede alla guida dell'associazione costruttora al Pescarese Adintino. Ricci aveva già ricoperto incarichi in ANCE Abruzzo e ANCE L'Aquila.